difendano forte. Difendano forte o il forte? O forte il forte? Va bene. Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone da Eric e da tutto lo suo team. Siamo nuovamente allo Strong Wars, campo con cui abbiamo iniziato a collaborare e di cui siamo lieti di poter finalmente portare video, avendo ottenuto ovviamente l'autorizzazione di girare all'interno con i collaboratori. E siamo qui per un bel game in cui ci concentreremo sulla prospettiva di Will, poi magari più avanti vedremo anche la mia di prospettiva per la mia partita. Comunque l'obiettivo è quello di andare a giocare in esterno e dobbiamo riuscire a sfondare, e ce la suderemo veramente tanto per andare a cercare di buttare giù tre bandiere nemiche. Noi invece ne avremo una da difendere nostra. Le cose non sono così semplici perché i nemici all'esterno, una volta eliminati, avranno il loro punto di respawn all'interno della struttura, esattamente dietro alle nostre linee, garantendo una forte dinamicità di movimento nel gioco. Comunque io e Will ci occupiamo principalmente, con i nostri Kalashnikov alla mano, di tentare l'offensiva e cioè dovremo davvero sudare, come detto, cercando di avanzare e di trovare un punto debole su tutti gli ingressi verso il cortile. Per il momento io e Will ci occupiamo dell'ingresso centrale. Stiamo in sostanza ancora testando le difese nemiche e cercando di capire da dove potremmo trovare un varco. Già ve lo dico, soffriremo veramente, veramente tanto perché i nostri avversari sono ben piazzati all'esterno e dovremo veramente sudarcela e utilizzare tanti dei nostri respawn. Io non so come si è messo di là. Facciamo un bel salto avanti qui, stiamo cominciando a ingaggiare verso l'esterno. Ce n'è uno dietro di là. Fammi vedere, tieni. Vado lì dietro. Io con l'RPK arma da supporto copro, Will prova a muoversi verso il primo riparo utile. Eric, se vuoi avanzare. La cosa buona di uscire dall'ingresso centrale è che c'è questo container che ripara. La cosa brutta è che è letteralmente una calamita per BB. E mentre io sto ingaggiando sul lato sinistro del riparo, Will ha il suo bel da fare a cercare di stare riparato per i tiri che arrivano dal lato destro. Siamo in sostanza esposti da tutti i lati. Ci possiamo provare, Joe, però la vedo dura. Per ora, almeno per questi istanti, siamo ben divisi. Will si occupa di ingaggiare e tenere a bada i nemici sul lontano col cappannone. Io ho il mio bel da fare a ingaggiare e cercare di far tenere giù la testa a un nemico che ci sta tenendo sotto tiro da una torretta in posizione sopraelevata, là dove ci sono le scale, per intenderci. Ma è ancora là dietro? Devo provare ad arrivare lì. Vado, Prova a far copertura, Will decide di rischiarla, ma quando arriva in campo aperto, nonostante riesca a fare più strada di quanto si potesse inizialmente immaginare, viene poi eliminato dal tiro incrociato. Saltiamo avanti al suo primo respawn. Qui sta provando ad attaccare dall'ingresso quello più vicino alla casetta su cui c'era anche la torretta. Ovviamente, come avrete capito, il gioco è permesso anche in raffica di fuoco automatico. Ingaggiando sul lungo e con i nemici trincerati, principalmente il fuoco non è tanto di precisione, ma molto di soppressione e saturazione per cercare di potersi avanzare e doverci sudare ogni centimetro di terreno che riusciamo a guadagnare.
Eric, occhio, eh. No, non puoi usare l'esterno. L'interno sì, se vuoi. Ci sono anche dei ripari mobili sfruttabili, sì, sì. Ma purtroppo valgono solo all'interno del cappanone per le regole del campo. Ogni volta che lui si sporge arriva a fuoco direttamente dai due nemici che sta ingaggiando avanti, sia da un altro che si trova sulla torretta là in alto. Fermo, fermo, preso, lui è preso. Alla fine, in mezzo a tutto questo tiro, riesce ad eliminarne uno. È una cosa buona perché il nemico eliminato dovrà rientrare in gioco all'interno della struttura, quindi sarà ben difficile che possa tornare a rinforzare i suoi compagni in cortile. All'interno abbiamo una squadra di difesa che è stata piazzata proprio per questo. Eric è stato preso. Anche io ho il mio bel da fare, come vedremo in un prossimo video. Per ora la situazione sembra essersi un pochino calmata, ma i colpi che arrivano sono sempre tanti quando ci si sporge. Occhio Eric, non riesci a prendere quello là? Io intanto ho trovato un buon punto da cui fare un po' di fuoco e fare un po' di pulizia sulla struttura subito a sinistra. Una volta che da lì avrò finito di fare un po' di pulizia, si potrà iniziare a cercare di spingere da questo lato. I nostri progressi possono non sembrare molti, ma in realtà stiamo riuscendo a fare un buon lavoro tenendo impegnato il nemico e facendo tanto lavoro di supporto, permettendo ai nostri compagni di squadra sulla destra di avanzare anche se faticosamente. E difatti è proprio da là che a fine game arriverà la nostra offensiva che butterà giù le bandiere avversarie. Sì, ma c'è ancora quello sopra di là. Vai! Vai tu! Finalmente ci si è creato un varco. Ancora una volta, come detto, abbiamo giocato prevalentemente in fase di supporto e più che andare direttamente sulla bandiera, cerchiamo di allargarci e tenere occupato il nemico anche sul fronte più esterno a sinistra del campo. Presa! Cazzo! I nostri avversari però saggiamente siano disposti anche da quella parte e ci stavano aspettando. Siamo riusciti ad avanzare un po', a fare un po' di danni qua davanti, ma ci sono ancora degli avversari sparsi rimasti nel cortile che ci hanno fatto una bella imboscata. Altro respawn e Will torna esattamente da dove avevamo fallito poco prima. L'assenza del nemico sulla torretta si nota, e tanto, e difatti stavamo riuscendo ad avanzare un po', ma qualcuno si era piazzato di nuovo e ci ha letteralmente massacrati. Aia cazzo, l'ha preso sotto. Ritentiamoci ancora. Il bello di questo game è che la quantità di respawn era illimitata, e infatti possiamo continuare a provare, fino a che quel nemico là non è stato eliminato. Vado? In questa fase di gioco ero riuscito ad avanzare un po' e a liberare un po' la zona da questa parte, così Will può riuscire a muoversi. Si
siano già stati eliminati, due volte attaccano da questa parte, quindi è comprensibilmente molto cauto, nonostante la nostra tattica sovietica, ovvero ondate cercano di sfondare, visto che avevamo i risponi limitati, come detto. Lui comunque mi fa copertura e io invece cerco di scavalcare per entrare all'interno della casetta e fare supporto e pulizia da là. Tutti questi nostri sforzi stanno pagando, nonostante il gioco in fase di supporto più che di punte di attacco, perché dall'altra parte del campo i nostri compagni di squadra sono riusciti a sfondare. In questo momento si stanno occupando di abbattere le bandiere avversarie, mentre noi stiamo in sostanza tenendo impegnati gli ultimi nemici. No, movimento di là. C'è movimento a sinistra, occhio. In fondo, dietro le tralicci sopra. La balconata. Ragazzi, ce n'è almeno uno di là. Facciamo una sortita. Ma vi ricordate quel che ho detto all'inizio? Che i nemici, una volta eliminati, rispawnavano all'interno del capanno e quindi alle nostre spalle. E qui sta per succedere qualcosa di poco piacevole per Will & Company. Uno dei nemici che erano stati eliminati in precedenza, rispawnando all'interno del magazzino, è riuscito a sgusciare di nuovo in cortile e ha eliminato sia Giorgio che l'altro nostro compagno di squadra, lasciando Will momentaneamente da solo. Comunque, nonostante i tanti kudos da dare a questo avversario che è riuscito a fare una manovra veramente buona, ormai i nostri compagni di squadra dall'altra parte sono riusciti a buttare giù tutte e tre le bandiere avversarie. E con lo scadere del tempo finisce in sostanza anche questo nostro video. Queste sono proprio le ultime fasi. Mi raccomando, come sempre, se vi ha fatto piacere, non dimenticate di lasciarci un bel pollice in su e di venirci a trovare sia su Facebook che su Instagram per tanti altri contenuti. Godiamoci gli ultimi momenti di questo gameplay. Qui è stata appena chiamata la fine. E con questo, come sempre, un salutone da Eric e da tutto il resto del suo team. E ci vediamo alla prossima. Doggy, doggy.